a tutti, bentornati al mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Bitpark. Andremo a realizzare un secondo video di resina. Adesso andremo a sperimentare appunto con questo stampo preso sempre dal sito di Bitpark. Questo è il codice ed è questa graziosissima ciotolina a forma di cuoricino. Lo stampo è fatto in questo modo, infatti va colato dal retro. Davvero molto molto carino. Rieccomi, anche in questo caso vado a utilizzare la resina della Reschemica, la resina poliuretanica, la fil bianco, così la termino e basta, non la ricompro più perché non credo di essere adatta con questa, con la poliuretanica non mi trovo assolutamente. Non so se avete visto il video, sempre in collaborazione con Cobiz, dove ho realizzato il portacandele a forma di ninfea. Se ve lo siete persi ve lo linko qui nella i di informazione. In quel caso lì la parte sotto è venuta un po' strana con questa resina. Adesso ci riprovo e vediamo se ci sono miglioramenti, se riesco a utilizzarla nel modo corretto. Quindi vado a prendere la mia bilancina, metto il tutto qui. E andiamo a misurare la resina. Prendo un bicchierino ed ecco qua, quindi vado ad inserire il componente A. Ok, facciamo 30, un altro ciccinino. Ok, questi sono 30 grammi di A. Adesso vado a colorarla, vado a mettere un pizzico di bianco, perché non so come mai questa resina dovrebbe essere già bianca, ma ha questa sorta di colore giallognolo. Quindi vado a mettere un po' di colore bianco. Ovviamente in quelle poliuretaniche è consigliato mettere glitter e colorante nel componente A e poi successivamente aggiungere il componente B in ugual misura. Quindi se abbiamo messo 30 grammi di A ci sarà 30 grammi di B. Metto anche un po' di pigmento, questo qui perlato. E poi vado a mettere un goccino rosso. Ok, e aggiungo qualche glitter. E adesso aggiungo 30 grammi di B. E adesso vado a versarla. E adesso attendo la catalisi. Rieccomi, la resina poliuretanica si è catalizzata. In questo caso qui il retro è bello liscio e meno male, fortunatamente. E andiamo a vedere come è venuto questo vassoietto, piccolo vasso, ciotolina. Questa piccola ciotolina a forma di cuore. Ok, la tiro fuori. Al momento mi piace quello che sto vedendo. Ok, questa è
bella, precisa, non c'è neanche una bollicina. Questo è un glitterino che ho inserito io all'interno della resina. Devo limare un pochettino qui il fondo, ma sono soddisfatta del risultato. Almeno questa non ho buttato la resina. È perfetta. È molto molto carina. Questa mi piace tanto, davvero molto carina questa ciotolina. Sono soddisfatta del risultato. Devo un po' limare qui sul retro e poi la metto in camera. Al limite realizzare anche altri tre cuoricini e creare tipo uno svuotatasche con dei cuoricini tutti quanti messi in questo modo, no? In modo da creare anche tipo una sorta di quadrifoglio, che volendo richiama la forma. E poi con altra resina poliuretanica ho creato anche questo, che qui c'è venuta una bollicina. A parte che la resina già si stava catalizzando, perché davvero è velocissima questa nella catalisi. Il tempo che la vai a mixare, che già subito si addensa a mo' di gomma. Infatti, questo è il risultato. C'era l'altra resina nel bicchiere, non sono riuscita a colarla. Si è subito, cioè, è molto molto resistente. E niente, vabbè, quella la getto, la butto. Questi sono i due esperimenti di oggi. Ovviamente miglioro con questa resina poliuretanica, ma sono sicura che non la riacquisterò più, perché non è un po' a tentativo. Cioè, davvero di pigmento e di colorante all'interno ce n'era proprio un pizzico, proprio poco poco poco. Niente ragazzi, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!